accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Oh, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù stava evangelizzando un territorio pagano, la zona di Tiro, Sidone, quindi non proprio territorio ebraico. Entra in una casa, forse aveva bisogno di un goccio d'acqua, di riposarsi un attimo, o l'avevano anche invitato. Ed entra e non voleva che la gente si riversasse subito dentro quella casa, però non ci fu niente da fare perché la gente ha visto dove egli era entrato e lì si è precipitata. Tra gli altri una donna che aveva la sua figlia piccola posseduta dal demonio, quindi era disperata, cercava in ogni modo che la sua figlia tornasse libera e sana. Saputo di Gesù, si precipita lì e gli chiede che liberi la figlioletta dal demonio. Gesù fa un ragionamento umano. Dice: ma vogliamo togliere il pane dai figli per darlo ai cagnolini? Quindi gli idolatri rappresentavano questa categoria, direi, spiritualmente sfortunata. La donna non si sente umiliata, ma con tutta umiltà fa osservare a Gesù che anche i cagnolini raccolgono le briciole che cadono sotto la mensa. Gesù è rimasto ammirato e commosso e ha detto: donna, per questa parola, fede di umiltà, vai, tua figlia è guarita. Infatti lei ringrazia e va e trova che la figlia era lì a riposare ma libera. Bello il modo con cui conclude San Marco: il demonio se n'era andato, per forza. Quando arriva la volontà di Dio, la potenza di Dio, l'ordine di Dio, questo
questo prepotente, abusivo e iniquo deve fuggire. Fidiamo allora nella parola del Signore, fidiamoci della sua disponibilità a ragionare. La donna ha detto: guarisci la mia figliola, e Gesù ha detto che i cagnolini non va dato il pane, però raccolgono le molliche. Questo ragionamento sano, umano, è il segno della capacità nostra di accogliere la parola di Dio, di ragionare col Signore, di metterci a disposizione della verità. E la verità è quella che ha detto Gesù. Però se noi lo facciamo con tutta umiltà, allora il Signore mette a disposizione la sua bontà. Diventa generoso. Va bene, va bene. Tu hai ragionato bene e io premio il tuo ragionamento, che è fondato anche sulla fede, perché intanto è andata da Gesù perché pensava appunto che Gesù aveva il potere di liberare la sua figlia. Mi piace sottolineare un attimo il dramma di Salomone, che ad una certa età si rimbambisce, si lascia forviare da tutte quelle donne che da cortigiane servivano lì nella reggia, e l'hanno incominciata a imbrogliare, a confondere, hanno ottenuto di poter sacrificare all'idolo questo, quell'altro, quindi idolatria che rientra nel regno di Davide. Il Signore parla ancora per la terza volta a Salomone e gli dice: adesso io ti castigo perché tu mi hai disobbedito, mi hai tradito, non sei stato fedele come il tuo padre Davide. Allora io ti toglierò il regno, però non mentre vivi tu, mentre vivrà tuo figlio. Questo lo faccio per amore di Davide. E non ti toglierò tutte le tribù, te ne lascerò una. E questo lo farò per amore di Davide, tuo padre. Vedete come i meriti dei santi coprono i debiti dei peccatori. È molto bello questo ragionamento che il Signore fa con Salomone. Tra l'altro gli dice: non durante il tuo regno, cioè questo dispiacere che tu hai dato a me, io non lo riconsegno a te adesso, quando verrà tuo figlio. Accogliamo la parola di Dio con docilità. Custodiamo i doni di Dio con attenzione e premura. Quanti ne sciupiamo senza nemmeno accorgercene, e forse talvolta nell'atto stesso di essere zelanti, credendo magari di essere più saggi, più sapienti, più fedeli degli altri. Rimaniamo nella nostra umiltà, e la zona di salvezza vale sempre. Oggi celebriamo la festa di Santa Giuseppina Bachita, è stata beatificata da Giovanni Paolo nel 97 e canonizzata nel 2000. È nata nel Sudan, piccola, fu rapita come schiava e venduta da questo a quell'altro sui mercati degli schiavi, finché arrivò in Italia. A Schio trova due coniugi cristiani che la riscattano, non la comprano come schiava, ci mancherebbe, la incominciano a educare nella fede, poi la liberano e lei chiede di essere battezzata. Appena il battesimo, chinando la testa e baciando
Il battistero ha detto: adesso posso dire di avere un padre e di essere una figlia, perché lei non sapeva né chi erano i suoi genitori, né qual era il suo nome, niente, portata via da piccola. E poi entra tra le canossiane, quindi si fa suora, ma di una pietà profonda, veramente un amore grande a Gesù, servizievole, disponibile nella comunità e tanta carità verso la gente, per cui la chiamavano la madre Moretta. Lei prima di morire ha detto: io parto con due valigie, in una ci sono i miei peccati, nell'altra ci sono i meriti di Gesù, quindi vado felice perché il mio padre mi attende. Questa bambina senza mamma e senza papà, venduta da un mercato mercante all'altro, alla fine trova la sua casa, la sua famiglia, il suo papà che è Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Santa Giuseppina Bachita, Bachita, non conosci chi ti ha generato, qual è la tua famiglia e neppure il tuo nome. Conosci i tuoi padroni, quelli che sul mercato dai 7 anni in poi ti hanno rivenduta. Che dramma la tua vita, Bachita, sei nessuno, e chi ti compra e vende ti chiama fortunata. Rapita da bambina, esposta sui mercati, tu segui i tuoi padroni e mangi solo lacrime. El Obeid e Khartoum, la truppa degli schiavi, nei polsi le catene, la sorte delle bestie. Oh, dimmi, mia Bachita, nel buio della notte, chi t'asciugava il pianto, chi dava a te speranza? Un giorno capirai che tu parlavi a Dio, al Dio sconosciuto che diede a te la vita. Bachita liberata, Bachita battezzata, qui son diventata figlia, dirai baciando il fonte. Adesso insieme a te è libero Gesù di donarti il suo amore e avere tutto il tuo. Adesso sei l'amata di colui che ti creò. Ora sì, sei fortunata perché sposata a lui. Dimentica, Bachita, i lacci e lo scudiscio, il pan che mai fu pane e l'urlo dei padroni. Or, suora Giuseppina, non c'è più differenza tra il vivere e il morire, perché tua vita è Dio.